Va ora in onda Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. Un cordiale saluto a tutti da Massimiliano Spiriticchio, al microfono Natascia, alla parte tecnica e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne. Abruzzo e Marche sono le due regioni in maglia nera per il mare inquinato, secondo Legambiente, che ha presentato oggi a Roma i risultati conclusivi di Goletta Verde 2015. Le due regioni, secondo Legambiente, sono penalizzate anche dall'elevato numero di corsi d'acqua, canali e fossi che sfociano in mare. L'associazione ha stimato che, a livello nazionale, su 266 campioni di acqua analizzati dal laboratorio mobile di Goletta Verde, il 45% è risultato con cariche batteriche superiori ai limiti imposti dalla legge. La Regione Abruzzo ha avuto ieri la decisione dell'approvazione del POR FESR 2014-2020 da parte della Commissione europea, uno degli strumenti finanziari più attesi dal sistema produttivo, perché consentirà all'Abruzzo la ripresa dello sviluppo e dell'occupazione grazie ad uno stanziamento di oltre 231 milioni di euro. Queste le previsioni dell'amministrazione regionale. Una dinamo progettuale e finanziaria, ha detto il presidente della regione D'Alfonso. Ci sono investimenti contro il dissesto idrogeologico per 25 milioni di euro, che nessuna regione ha, evidenzia D'Alfonso. Poi gli investimenti per 25 milioni di euro appositi per le quattro città capoluogo, che potranno intraprendere la loro evoluzione in smart city sul piano della mobilità e della fruizione di siti culturali. E il programma approvato ieri dalla Commissione europea si caratterizza per una strategia di concertazione delle risorse nelle attività, prima fra tutte la ricerca e l'innovazione, e nei settori di maggiore prospettiva, con precise scelte per favorire un solido e duraturo rilancio del sistema produttivo abruzzese. Sulla prima versione del programma, inviata nel luglio dello scorso anno, la Commissione, nel gennaio scorso, aveva formulato 192 osservazioni, ora superate. Il quesito referendario contro le trivelle deve essere presentato entro il 30 settembre. Tutti i consigli regionali devono votare la stessa delibera, quindi ogni ritardo è colpevole. Lo ha spiegato oggi Enzo Di Salvatore del Comitato Nazionale No Triv, che ha invitato a non perdere tempo, come è successo in Abruzzo, a sottoscrivere la stessa richiesta di referendum di abrogazione del decreto sviluppo per restituire ai cittadini il diritto di scegliere. Sulla balneabilità del tratto di costa davanti a Fosso Pretaro, nonostante sul punto di campionamento 100 metri a nord del fosso nel territorio di Pescara i valori siano rientrati nei limiti di legge, l'Agenzia regionale per la tutela dell'ambiente ribadisce la necessità di mantenere il divieto di balneazione emesso con l'ordinanza di ieri, perché nel punto centrale le analisi hanno dato ancora esito di acque non conformi alla legge. L'ARTA comunica inoltre di aver effettuato oggi un altro campionamento, i cui risultati saranno resi noti il 17 agosto, quindi resta il divieto di balneazione in Fosso Pretaro. E in linea con le azioni per tutelare la salute dei cittadini, ma anche nell'ottica di voler contribuire a dare massima trasparenza alla questione che riguarda la balneabilità del mare di Pescara, l'amministrazione comunale pescarese, con una lettera, ha chiesto al manager della ASL di Pescara, Claudio Damario, di istituire un osservatorio epidemiologico e di effettuare uno studio comparativo tra i dati sanitari relativi alla stagione balneare 2015 e quelli degli anni precedenti.
Intanto il forum abruzzese dei movimenti per l'acqua interviene di nuovo sulla situazione della balneazione a Pescara. Secondo il forum, uno dei punti centrali della vicenda, che dovrà essere attentamente valutato dagli inquirenti, è la riapertura alla balneazione del tratto di via Balilla, accordata dalla Regione Abruzzo il 15 luglio con la determina appunto apposita. Precedentemente questo tratto era chiuso perché classificato dalla Regione stessa, sulla base di tutte le analisi dal 2011 al 2014, nella categoria di qualità scarsa, la peggiore. Cambiamo argomento. Le condizioni di degrado e cattiva illuminazione del sottopasso di via Rio Sparto sono state la causa di molti incidenti automobilistici. Per questo l'amministrazione comunale di Pescara ha ritenuto di dover intervenire con operazioni, sia pur minimali, ma di assoluta efficacia e funzionalità per ripristinare, cioè far tornare le necessarie condizioni di sicurezza. Lo comunica il vice sindaco di Pescara, Enzo Del Vecchio, secondo cui i lavori costano 18.300 euro e si svolgeranno a settembre. La NURSIND fa presente che l'amministrazione ASL di Pescara, il 28 luglio, a cose fatte, ha informato i sindacati senza concertare di un cambiamento per quanto riguarda le regole sulla mensa aziendale all'ASL di Pescara. Ancora una volta la dirigenza ASL ha pensato di risparmiare sui lavoratori, dice la NURSIND, negando la mensa a centinaia di lavoratori, in particolare delle sale operatorie, dialisi, dei hospital, radiologia, eccetera. E ricordiamo che gli uffici della Curia Arcivescovile di Pescara Penne di Piazza Spirito Santo a Pescara resteranno chiusi per le ferie estive fino a domenica 30 agosto. L'ufficio matrimoni sarà aperto ogni giovedì dalle 10 alle 11.30. In una lettera ai presbiteri, diaconi, religiosi, religiose, responsabili di gruppi, movimenti, associazioni, insegnanti di religione cattolica dell'Arcidiocesi di Pescara Penne, Sua Eccellenza Monsignor Tommaso Valentinetti, Arcivescovo di Pescara Penne, avvisa che anche quest'anno l'anno pastorale comincerà con il convegno diocesano per riflettere e proclamare il cammino di attività e le proposte pastorali. Il convegno comincerà il 4 settembre pomeriggio, si svolgerà poi per l'intera giornata del 5, la mattina del 6, riflettendo su vari temi, tra cui quello sul prossimo convegno ecclesiale di Firenze, in Gesù Cristo, il nuovo umanesimo, l'esortazione apostolica di Papa Francesco, Evangelii Gaudium, e il tema del quarto convegno nazionale ecclesiale di Verona, testimoni di Gesù risorto, speranza del mondo. E siamo alle previsioni del tempo. Stasera su Pescara e provincia si prevedono nubi sparse con temperature da 29 a 31 gradi sulla costa e da 29 a 30 gradi nelle zone interne e venti deboli. Domani si prevedono nubi sparse con temperature da 27 a 31 gradi sulla costa e da 25 a 31 gradi nelle zone interne e venti da deboli a moderati. Domenica si prevedono cielo coperto al mattino, possibilità di temporale sulla costa nel primo pomeriggio, pioggia nel resto del pomeriggio e di nuovo cielo coperto in serata con temperature da 24 a 32 gradi sulla costa e da 24 a 28 gradi nelle zone interne, venti da deboli a moderati. Il mare è previsto calmo stasera, da calmo a quasi calmo domani e poco mosso domenica. Era l'ultima notizia per questa edizione del nostro notiziario. Da Massimiliano Spiriticchio al microfono, Natascia alla parte tecnica e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne, grazie per averci seguito e a risentirci. Abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica.